L'avventura è qui. Non dirmi che dobbiamo saltare là, fuori. Fermi dove siete, signori, e forme di vita inferiori. Vieni, di qua. Se dico sì, che certo. Se fermassi, mi aspetto ad essere ubbidito. Non mi ruberanno il mio trofeo. Ma dobbiamo trovare un'uscita. Il doppiatore che è cambiato in un attimo. Scappa, Russell, porca di quella puttana, scappa. Allora, aspetta un attimo. Vedi che la dinamite allora a qualcosa serviva. Non a questo punto, allora, vuol dire che l'abbiamo persa. Un po' prima. Scappa, Russell. No, ma davvero rimanevate fermi lì? Siete due idioti? A parte, scusami, un'esplosione simile. Il, come si chiama? La mongolfiera. No, non è mongolfiera, il... come cacchio si chiama? Un attimo, c'ho il vuoto. Il dirigibile era devastato, totale, non c'era più. Nonno? Dai. D'accordo. D'accordo, muoviti allora. Muoviti, maledetto. Oh, comunque, guarda che per un dirigibile avere tutta sta collezione qua. Uno è enorme, due veramente. Il signore, se mi se ne intende, è mica male tra l'altro, aggiungo. Allora, fermi un attimo. Fermo lì tu. Oh, fuck. Vieni, Russell. Dobbiamo prendere quel maledetto tucano. Che ogni volta, io ti giuro, non capisco come funzionano. Ti giuro, non capisco, e a parte che sei davvero un idiota, Russell. Come hai fatto a cadere? Porca di quella miseria, sei controllato dalla CPU. Come fai a essere stupido? Come fai a essere stupido? Gesù. Oh, la CPU è davvero intelligentissima e l'ha fatto preciso preciso stupido com'è nel film? O veramente non si spiega? Dai, Russell, muoviti. Ah, Gesù. Perché? Perché ho a che fare con lui? Bene. Fermalo. Oh, e finalmente la fotografia. No, tu resta lì. D'accordo. Prendi la foto, bravo. Che poi il gioco pretende che tu queste sezioni le faccia in pochissimo tempo. Ma giustamente non hai in testa che alla prima run come minimo devi fare, diciamo, prendere tutti gli oggetti. Ecco qua, giusto per sicurezza. Vai, Russell. Non cadere di sotto, per favore. Credo che dobbiamo girare a sinistra. Però qui, ovviamente, c'è una bellissima farfalla. Quindi, beh, che di... No, qua è caduto da solo. Qua è caduto da solo. No, come ci arrivo? No, ti prego, non dirmelo. Devo rifarmi tutto il giro? Devo rifarmi tutto il giro, vero? Non ho veramente idea di... di come devo fare. Sto bene. Sto bene, ma non andate avanti. Oh, è fin... Non mi potrò mai arrampicare. Non mi potrò mai arrampicare perché non hanno abbastanza energie. Vado a prendere la frutta col nonno. Ecco fatto. Bravo nonno che ha fatto tutto il lavoro. Ma poi scusami, come cavolo avrei dovuto fare a passare questa parte qua? Che lui non può risalire, non può aggrapparsi, non può fare nulla. E lì sopra non c'è niente, nel senso non è che... Boh, guarda. Non capisco come hanno fatto questo level design, sinceramente mi rifiuto anche di comprendere ormai. Arrivato a questo punto veramente non... Lo finisco perché devo... Allora, non è brutto perché non è brutto. Abbiamo veramente giocato totalmente di peggio e questo rimane un fatto. Questo rimane un fatto imprescindibile. Però certe cose veramente no. Cioè io devo dire, abbiamo giocato adesso, stiamo giocando adesso al gioco di Ercole della PS1 e certe cose sono veramente fatte totalmente meglio e questo non è innegabile veramente. Tu non è che rimani lì, vero? No, cioè è scemo lui, ma... Ecco fatto, allora, fotografia e farfalla. No, dai, Carl, però. No, sei un idiota. Muori. Hai finito di rubarmi la cacchio di corda? Niente,
Niente. Fanculo. La lasciamo lì. Addio fotografia. Sì, voglio vedere adesso come la fanno senza energia sta parte. Voglio proprio vedere. Ma pensa a te. A sto giro perlomeno sappiamo perché abbiamo perso qualcosa. Guarda. Sai che ti dico? Quasi quasi. Tanto ormai che ci... Sei un idiota. Veramente, Russell. Sei veramente stupido. Ti odio. Perché scivoli? Perché sei stupido? Come fa quella farfalla a rimanere ferma lì? Fermala. Vabbè. Sono sfinito, ho bisogno di cibo. Ecco qua. Guarda, se non riusciamo a prendere quel tucano, ormai tanto le fotografie del nonno sono andate perse, quindi... bravo, fai pure il bimbo antipatico e tieni le braccia incrociate. Sicuramente qualcosa ti porterà nella vita. Bravo, bravo. Maledizione a voi due, veramente. La vostra intelligenza artificiale mi lascia sbalordito. In modo estremamente negativo, aggiungo. Sono stanco. Ammazza gli insetti, poi ne parliamo di mangiare. Veramente. Ecco qua, dammene ancora. A posto. Vatti a prendere la fotografia e tu la farfalla. Ecco qua. E a posto. Ellie, guarda cosa ho trovato. Ellie, guarda cosa ho trovato. Un bambino grassottello. Perché non ti arrampichi? Funziona costantemente sta cosa dell'arrampicarti. Perché ogni tanto invece... Guardalo. Perché devi fare così, gioco? Fino a prima ci sei arrivato qua. Guardalo, perché? Ti giuro. Non comprendo, veramente. Guardalo, non ci arriva. Non ci arriva. Carl, o ci arrivi o ci arrivi. Se no qui non si va più avanti, veramente. Guardalo. Guarda, lui ci arriva. Non capisco perché tu devi fare tutta sta storia. Guarda, fallo fare la CPU. Prima o poi ci arriva. E invece rimane fermo imbambolato lì. Bravo. Vai. Vabbè, ha funzionato lo stesso. Chi se ne importa. L'importante è il risultato, non come ci arrivi a volte. Tac, allora. Credevo che non l'avrei più. Dobbiamo arrivare là sopra. Quindi dobbiamo fare il solito giochino qui, però. Esatto, farmi prendere un po' di frutta prima che sti due muoiano di fame. Non sia mai, tra l'altro. Forza, bimbo. Qui. No, qui tu. Nonno, va dall'altra parte. No, e che succede? Dai, buono. Vai un po' più giù. Ok, no, dobbiamo farlo dall'altro lato. Pensavo che l'avrebbe catapultato subito di qua. Vai. No, di qua. Sì, però non nel modo in cui pensavo io. Tac, e via. Certo che per essere il ragazzino che sei hai un'agilità un po' troppo elevata, Russell. Io già, bambini che sappiano fare un salto del genere con una corda, difficilmente ne ho visti. Ecco qua. No, vai via. Ma sì, vabbè, per prendertelo tu l'ultimo. Allora, lì c'è una farfalla, quindi almeno le farfalle forse riusciamo a completarle, spero. Mentre le fotografie sappiamo già che la risposta è un sonoro no. Anzi, no, madonna cara, lezzo proprio, madonna, sgocciola, penzola, lurido proprio. Anche se c'è Kevin lì. Vabbè, tu Russell fai come vuoi tu, io vado a prendere tutti gli insetti che perlomeno sappiamo che fanno un punteggio. Allora, prima prendiamo la fotografia. Ecco qua. Poi te lo ricordi, Ellie? Uno prende il cane e l'altro si prende l'uccello che suona tutto male. Dunque, seguiti il nuovo padrone. Tac. Oh,
Posso... No, dire... Oh, in realtà posso, però... Fa vedere dove scendi. Vabbè, chi se ne frega. Kevin, no, non scendere. Devi restare... Kevin, Kevin, bastardo di un uccello. Devi restare là sopra. Ecco qua, bravo. E ora... Tutti e due andate a lavorare. Spingete sta maledetta cassa di sotto. Ecco qua. Saliamo. No, giusto. Prima nonno. E poi... Bene. Scendi... No, il bastone, non tu, Carl. Scendi il bastone. Maledizione. Ecco qua. I giochi dove devi controllare più di un personaggio... A volte... Non sembra, ma sono veramente... Un dito al culo. Che tra l'altro... Sette fotografie, il che vuol dire che se prendevamo quella che abbiamo lasciato indietro, le avevamo prese tutte. Tutte. Guarda, c'è anche l'ultima farfalla. Occhio al vapore. C'è anche l'ultima farfalla, ce l'avremmo fatta. Se non fosse stato per il gioco, l'avremmo completato questo livello al 100%. A parte il tempo, ovviamente. Ah, aiuto! Russell! Un idiota proprio. Forza, monta! Che spavento, Ellie. Lo sai, quel ragazzino sta cominciando a non infastidirmi. A me no, a me ancora sta qua. E la cosa che ancora mi chiedo, ma i genitori in tutto questo? Che cazzo sono? Si fanno le domande. Chissà dove è finito il nostro figlioletto non tanto intelligente. Codice trucco speciale ora sbloccato.